Benvenute a Pink and Green, non mancano le donne che si occupano di economia circolare in Italia, la rubrica Pink and Green lo dimostra, ma qui oggi ne abbiamo tre di generazioni diverse e di studi diversi, ma che stanno tutte lavorando per la diffusione delle buone pratiche ambientali in economia circolare. Grazia Barberio, intanto ben trovata, ben ritornata a Pink and Green. Tu coordini le borse di studio lanciate dal Training for Circularity. Ci racconti di cosa si tratta? Buongiorno e grazie a voi della possibilità di parlare di questo progetto molto interessante. Enea da tempo segue i percorsi anche di formazione e informazione come supporto basilare alla transizione per l'economia circolare, cercando di affrontare i concetti chiave che sono formativi per l'educazione all'economia circolare, tra cui il limite delle risorse, la loro origine, la resilienza degli ecosistemi, l'innovazione di processi produttivi e di prodotto, l'educazione al consumo consapevole. L'aspetto molto interessante che deriva da tutti gli studi che noi siamo riusciti a portare avanti è che c'è una necessità di cambiamento culturale per adottare questo nuovo modello che è insita ad ogni livello, diciamo così, della formazione, dalla formazione scolastica, alla formazione in ambito accademico, ma anche nel settore privato e nel settore pubblico. In questo progetto stiamo collaborando con Aerion che ha commissionato tramite il progetto appunto Training for Circularity 8 borse di studio che vengono effettuate e vengono sviluppate in Enea, più altre 2 borse di studio che vengono effettuate presso un altro consorzio che è il CDCA, con una natura, diciamo, di tipo diverso rispetto a quello tecnologico e metodologico che viene effettuato in Enea. Questa lungimiranza sta proprio nel fatto di creare un ponte tra quella magari che può essere la carenza di un percorso accademico e quelle che invece sono le nuove esigenze professionali, e dico nuove perché stiamo parlando proprio di una riqualificazione di interi settori per essere pronti a questa transizione che deve assolutamente accelerare i suoi tempi per poter anche attuare quella che è la strategia nazionale dell'economia circolare. Anche nella strategia nazionale, infatti, viene menzionata la formazione e l'informazione come un piedistallo importante da sviluppare. Dentro, Quindi all'interno del. grazie, praticamente ci stai dicendo che l'economia circolare dovrebbe essere trasversale quasi a tutti i corsi di studi scientifici, sicuramente. Sì, corsi di studio scientifici, ma anche quelli di impronta più sociale ed umanistica, proprio perché l'economia circolare è una disciplina, un nuovo modello economico molto complesso che verte nella restituzione della ricchezza al territorio. Quindi ci sono aspetti di governance, aspetti di coinvolgimento dei cittadini, aspetto di coinvolgimento delle intere comunità. Quindi si parte dal appunto settore più di comunità, ma anche il settore pubblico, il settore privato, aziendale. In questi corsi di studio che stiamo portando avanti, in queste, scusate, borse di studio che stiamo portando avanti in Enea, abbiamo definito 4 profili e ci sono 2 borse di studio per ogni profilo. Il primo profilo, che poi sarà qui rappresentato da Maria Rita Paciolla, verte proprio sull'analisi degli scenari di metabolismo materico. Stiamo parlando sempre della filiera dei RAEE, quindi rifiuti, di apparecchiature elettriche e elettroniche, perché come dicevo il committente di questo progetto è Aerion, che è un consorzio che si occupa appunto dei RAEE. E quindi la Maria Rita Paciolla ha proprio una borsa di studio sullo sviluppo e la gestione di banche dati e network per la gestione dei flussi di risorse. In questo profilo ci sarà anche un'altra borsa di studio, un'altra ragazza che svolgerà un'analisi della catena di valore delle materie prime critiche che sono fondamentali per diciamo, implementare l'economia circolare. Abbiamo un ulteriore profilo che è il profilo sulle metodologie e strumenti per la valutazione di sostenibilità e di circolarità di prodotti, servizi e organizzazioni, sempre nell'ambito della filiera dei RAEE. Un ulteriore profilo che qui è rappresentato dalla ulteriore borsista Elisa Fischetti è quello che riguarda lo sviluppo di processi e tecnologie eco-innovative per il trattamento di RAEE, finalizzate sempre al recupero dei materiali. Ed infine l'ultimo profilo è quello che prevede un approfondimento della parte dello sviluppo di processi e tecnologie per l'eco-innovazione di prodotti e di processi, dalla progettazione all'eco-design per la chiusura di cicli e la gestione efficiente delle risorse.
Grazie veramente per questa specifica. Allora, diamo la parola alle ragazze, che tra l'altro inizierei proprio. Paciolla, che studi ha fatto? Io ho studiato fisica, ho fatto fisica alla triennale a Bari, dopo ho studiato ancora fisica alla magistrale alla Sapienza, dove mi sono occupata prevalentemente di meccanica statistica e fisica dei sistemi complessi. Quindi è un ambito in realtà molto interdisciplinare, in cui per esempio ho fatto esami anche di reti neurali o fisica applicata all'economia o alla biologia. E dopo in realtà ho anche fatto il dottorato in Spagna, dove ho applicato questa mia conoscenza a un campo differente, che è quello dei polimeri, e quindi diciamo era incentrato Naturale molto. arrivare a questo corso di studio, mi sembra naturale come continuità di percorso, giusto? Sì, diciamo di sì, Non è non convinta, proprio, beh, però. poi ci spiegherà. E invece Elisa, che cosa ha studiato? Buongiorno, allora io ho studiato scienze ambientali all'Università La Sapienza di Roma e poi mi sono specializzata in monitoraggio e riqualificazione ambientale, quindi nel recupero dei sistemi ambientali. E quindi diciamo che il percorso di studi mi ha dato una base di preparazione volta all'uso sostenibile delle risorse. Che cosa le interessa in questo momento di più, Elisa, seguire e che cosa veramente sta concentrando la sua attenzione, le sue giornate a casaccia? Allora, la mia attività in Enea prevede il recupero dei materiali a valle del processo idrometallurgico di schede elettroniche a fine vita. Quindi le schede elettroniche sono componenti che si trovano all'interno della maggior parte dei RAEE e rappresentano, diciamo, un valore economico importante in quanto sono costituiti da diversi metalli preziosi, terre rare e risorse prime, materie prime critiche che sono difficili da reperire, che vengono utilizzati proprio nell'innovazione tecnologica per produrre queste apparecchiature elettriche ed elettroniche. E più precisamente mi occupo caratterizzazione merceologica e chimica di questi materiali, proprio in termini di quantità, per cercare di capire se il recupero di questi materiali all'interno delle schede elettroniche può essere vantaggioso dal punto di vista economico. Quindi diciamo che i ricercatori qui in Enea rappresentano proprio una figura che fanno da ponte per le industrie, perché sviluppano processi a scala pilota, quindi dei prototipi sul recupero di questi materiali che poi possono essere applicati a scala industriale. Ecco, invece Maria Rita, tu su cosa ti stai concentrando? Sì, io mi sto concentrando in realtà sulla simbiosi industriale, che alla fine è un'implementazione quasi della cosiddetta ecologia industriale. Quindi è l'idea di sviluppare una sorta di ecosistema, di sfruttare i principi degli ecosistemi naturali, diciamo, da un punto di vista industriale. Quindi ogni microorganismo è un'industria. L'idea della simbiosi industriale è trovare una connessione tra queste industrie. Quindi questa connessione può essere legata alla, per esempio, condivisione delle risorse, oppure il sottoprodotto di un'azienda può essere riutilizzato come materia prima di un'altra. E quindi l'idea è proprio quella di mettere in relazione i dati forniti dalle aziende, quando possibile, e creare delle network di questo tipo di simbiosi industriale, Il diciamo. mio sogno è vedere simbiosi industriali e comunità energetiche ovunque, proprio perché è un senso di collaborazione e di produzione. Prima di chiedervi come vivete l'economia circolare ogni giorno, chiedo a Grazia Barberio se queste borse di studio ci sarà una seconda release, quindi finito queste 12 mesi di questo primo bellissimo esperienza, ci sarà una continuity. E allora Ce l'auguriamo.
Infatti, il kick-off di questo progetto c'è stato il 23 marzo, quindi siamo veramente all'inizio della costruzione del percorso con i ragazzi, un percorso che in realtà è iniziato ben mesi fa con una convenzione tra Enea Aereo nel CDCA, quindi è auspicabile che l'avvio di questa convenzione possa supportare percorsi simili o anche magari andare a perfezionarli lì dove magari ci si dovesse rendere conto di poter fornire un ulteriore supporto anche in fasi successive. E inoltre l'auspicio che io faccio insomma alle ragazze qui presenti e a tutti i ragazzi che possano inserirsi poi nel mondo del lavoro attraverso questa formazione che, ripeto, viene fatta prevalentemente in Enea, ma che viene fatta anche con il supporto di ulteriori aspetti anche dagli altri due enti coinvolti, e quindi insomma credo davvero che possa essere il trampolino di lancio per un mercato del lavoro abbastanza sfidante. Sono assolutamente d'accordo con lei, perché credo sia veramente interessante trovare figure simili anche da portare in azienda. E invece il vostro progetto di borse di studio è veramente da replicare anche in altri settori, non soltanto quello dei RAE, perché mi sembra molto molto interessante. Allora veniamo a noi. Maria Rita, l'economia circolare, in poche parole, come la vivi ogni giorno? Allora, io cerco soprattutto, in termini di fine vita, cerco di allungare la vita degli oggetti, per esempio comprando vestiti di seconda mano, oppure punto molto sulla qualità, in questa maniera agisco sull'eco design e quindi preferisco magari comprare poco, ma che mi duri tanto. E poi anche mi piace utilizzare i mezzi di trasporto, cerco di magari evito di prendere aerei in Italia, insomma anche sul mio impatto stesso, a parte sulla circolarità, cerco di agire su questi fronti. Più sostenibilità, però corretto. Elisa? Allora, anch'io diciamo che utilizzo piccole azioni quotidiane, come ad esempio, non lo so, quando vado a fare le spese, ad esempio prediligo prodotti costituiti da packaging in carta o in vetro piuttosto che in materiali difficilmente differenziabili, o prima di buttare qualcosa, oggetto, indumento, quello che sia, cerco di, o se posso regalarlo, oppure di insomma ripararlo in qualche modo. E poi soprattutto cerco di divulgare queste piccole azioni a amici e conoscenti e anche parenti, in modo da trasformare queste azioni e piccole azioni quotidiane proprio in uno stile di vita, in quanto è fondamentale il contributo del singolo individuo per questa, per, diciamo, la forza trainante per raggiungere un tipo di economia circolare. Grazie, direi ottime pratiche che, mi raccomando, devono essere diffuse anche nella vostra cerchia, perché non dobbiamo essere gli unici detentori di questo sapere, ma veramente dobbiamo contagiare in maniera positiva tutti quelli che ci circondano. Grazie, buon lavoro, buoni studi, buon tutto a favore dell'economia circolare. A presto!